8:33 minuti, bentornati, eccoci qua, siamo tornati qui con Good Morning Milano, siamo tornati in diretta, come sempre tutti i martedì, a quest'ora chi abbiamo con noi? Walter Cherubini, presidente di Consulta Periferia Milano, buongiorno Walter. Buongiorno a tutti, che radioascoltatori. Okay. Buongiorno eccoci. Walter, buongiorno. Walter, ti chiedo se puoi girare leggermente il microfono che si sente poco, perfetto, okay, eccoci così, qua. Così è giusto, scusami, te l'avevo messo sbagliato io. Questa mattina siamo un po' distratti, caro Nasieri. Cioè, abbiamo, diciamo, licenziato per questo. Dai. Allora, innanzitutto il tecnico sei te, tra no, i due. Io sono il capo, quindi. Sei il capo, ma il capo anche tecnico. Capo tecnico sono e capo poi ferro auto tranviere. Sbalzi no? di corrente non ci aiutano. No, ecco. Sbalzi continuano ad esserci, sbalzi di corrente questa mattina che non ci stanno aiutando. Quindi A2A, per favore, si fermi un attimo perché sennò sta facendo i lavori. E quindi per quello sono un po'. Vai. Comunque, Walter, buongiorno, benvenuto. Bene, eccoci qui. Allora, di cosa parliamo quest'oggi? Io direi, apriamo subito parlando di quello che sta per succedere a Bergamo e Brescia, perché è importante, c'è un importante convegno che ha a che fare proprio con le periferie, giusto? Lo agganciamo, comunque diciamo che il 6 ottobre a Bergamo e a Brescia, con due sessioni parallele, ci sarà la quarta conferenza nazionale delle periferie urbane promosso dalla Fondazione Bracco. Ecco, e quindi insomma... C'è da seguirlo perché ne verranno fuori. Sicuramente. Ne verranno fuori. Ecco, tra le altre cose, proprio sul tema periferia, che vai. Negli ultimi anni era un pochettino una parola da non utilizzare. Invece adesso ci sono state appunto questa conferenza nazionale e quindi vuol dire che la Fondazione Bracco sta dedicando in maniera programmata attenzione al tema delle periferie. Il titolo è 10, 100, 1000 centri, ma sotto c'è scritto... Quarta conferenza nazionale sulle periferie urbane, non quartieri, scusa, un po' di polemica su chi usa parole un po' a caso. Anche no, a ma il tema è quello di intenderci, periferie sono anche quartieri sono anche in centro. Giusto. No, perché non c'è sicuramente problema da questo punto di vista. Il tema è che le periferie ci sono quartieri, ci sono anche antichi borghi, generalmente sconosciuti. A Milano abbiamo una costellazione di 70 borghi che fanno parte di questa periferia. Qual è la tipicità? È che non sono conosciuti. Sì. E poi ci sono per esempio aree agricole. Noi abbiamo il 16% della città che è coltivato. Milano 16%. È la seconda città agricola d'Italia, dopo Roma naturalmente. Questo è un primato di cui vado, un secondato, anzi non è un primato, ma di cui vado fiero. E dopodiché davvero... ci sono anche parchi. Allora capiamo, giusto, che un antico borgo, un nuovo quartiere, magari anche un quartiere, diciamo così, popolare, un'area agricola o un'area parco, hanno bisogno di attenzioni diverse. Perché? Perché l'area agricola può essere anche, e l'area parco, oggetto di una discarica abusiva. Presenze che ognuno fa quello che vuole, roghi e quant'altro. Sì. Allora è chiaro che ci vuole un occhio diverso, ma un occhio diverso soprattutto che sia sul posto. Sì, e c'è un problema del governo del territorio. Il tema sempre lì, ma no? La sottolineatura, poi, direi anche della quarta conferenza nazionale, è per disegnare le città del futuro a misura di comunità e ambiente. Direi che il tema sicuramente ci azzecca. Molto interessante. Il collegamento e anche, dicevamo, il ritorno un pochettino a utilizzare il termine periferia, anche dalla quinta Art Week 2023 che si è svolta a Milano lo scorso 2-11 giugno, okay, con una costellazione di iniziative piuttosto ampia. Ecco, questi due argomenti verranno ripresi, uno per appunto vedere che cosa si è consolidato in questi 10 giorni della Milano Art Week. L'altro anche per lanciare e vedere quali sono le prospettive che si vogliono dare con la quarta conferenza nazionale. Si svolgerà domani, mercoledì 27 settembre alle ore 17, sì, con termine alle ore 19, quindi è un concentrato di 2 ore, dove appunto ci tre sarà... sessioni, ho visto, però, un'ora, ma... Due ore, ci saranno interventi di 8-10 minuti con il convegno dalle periferie per ripartire. E quindi... incontrarsi
confrontarsi e anche proporre. Molto interessante anche i titoli, cioè il ritorno delle periferie, quindi proprio anche il ritorno, okay, anche semantico, diciamo, in questo caso. Poi il governo delle periferie, che è un po' il tema che ci diciamo spesso, no? Della distanza che c'è spesso e volentieri tra chi governa una città e le sue periferie, ma proprio una distanza fisica a volte, chiaro, che rende complicata la governance della città. Tante specificità hanno e bisogno poi, di occhi vicini, come giustamente. Che bravo, hai imparato la lezione, hai visto? Robini. Ripetita Juvent, come si dice questo caso? Noi facciamo la goccia, ecco. È la goccia che ha rappresentato l'attività di Consulta Periferie Milano, tutto sommato in questi 18 anni, il 27 settembre appunto facciamo 18 anni, auguri, no? E quindi sicuramente non è un lavoro di celebrazione, ma è quello di sempre riproposizione. In questi 18 anni abbiamo promosso, direi ormai, oltre 220 tra convegni, seminari, incontri, proprio sempre avendo come partenza l'orizzonte delle periferie. Quindi orizzonte delle periferie vuol dire mettersi ai confini comunali e guardare verso il centro, a differenza dell'approccio normalissimo che è quello: siamo in centro e guardiamo verso la periferia. Interessantissimo anche il terzo titolo, che poi adesso bando una canzone, ma poi torniamo a capire meglio perché presenze culturali nelle periferie, e sappiamo di quanta ricchezza, proprio uso la parola ricchezza, stiamo parlando. Ma adesso diamo la linea a Ligabue, che ci allieterà con la sua volevo fare un attimo un piano bar. Sì, infatti volevo fare una roba così da piano bar. Niente, dai, allora adesso è Ligabue, Volente o Nolente, con Elisa. Ligabue, Volente o Nolente, con Elisa, alle 8:43 minuti, martedì 26 settembre. Sempre tanti auguri alla mamma di Lorenzo. Cherubini, è compleanno della mamma di Lorenzo oggi. Happy birthday! Vedi, anche gli auguri da Cherubini. Quindi, insomma, basta. Oggi tua mamma basta, è contenta. Ha fatto un plane. Gli devo ancora fare io, però. Mamma mia, che vergogna! Sono uscito prima della sveglia. Auguri, ecco, mamma mia, che vergogna. Walter, dicevamo appunto, allora, questo importante convegno domani, dicevamo, 2 ore pregne, 3 sessioni in cui si parla di periferie. La terza sessione appunto ha a che fare con le presenze culturali in periferia, giusto? Esattamente. Ecco, la logica proprio di questo convegno è quello di fornire, diciamo, un po' agli addetti ai lavori, perché non è uno spettacolo, ma è quello di acquisire tutta una serie di elementi che si stanno muovendo nella città di Milano. Perché il primo problema è che anche gli addetti ai lavori non sanno quello che c'è. Allora, ci saranno 11 interventi, diremmo anche abbastanza qualificati, anzi qualificati sicuramente, se no non lo faremmo da questo punto di vista. Giustamente. Quindi il tema delle periferie è proprio di dare un orizzonte cittadino all'iniziativa. Per esempio, adesso c'è un dibattito dove si dice che le rassegne musicali sono un po' troppo addensate. Lo dice già l'ex ministro Borletti Buitoni, e si sta ponendo questo tema. Ma perché secondo noi c'è una visione, non entriamo nel merito, avranno tantissime ragioni chi fa rassegne musicali, ma sono centrocentriche. Perché se invece noi vedessimo la città non sui 9 chilometri quadrati del centro, ma sui 181 chilometri quadrati che è la città di Milano, e da questo punto di vista l'80% dal punto di vista geografico è costituito dalla periferia, dove dicevamo prima, dove abitano anche circa 850.000 residenti, allora cominceremmo a dire che probabilmente tutto questo, questa congestione che c'è in centro, se si distribuisse sull'area periferica, indubbiamente non ci sarebbe il problema di avere il vigile che sta lì a regolare il traffico, perché c'è gloria per tutti. Nello stesso tempo, proprio il focalizzare le presenze culturali in periferia vuol dire che, ma per esempio, dove facciamo questi appuntamenti, questi eventi? Allora noi abbiamo una disseminazione di, per esempio, 109 spazi teatrali, dove si svolge attività teatrale o amatoriale o professionale. Ecco, quindi uno dice, ma io dove vado? Ho 109 posti, piccoli, grandi che siano. Allora c'è un pochettino posto per tutti. Il problema è che
nemmeno i teatranti, molto spesso si dice, sanno che a Milano ci sono 109 spazi teatrali. In questi giorni comincia una rassegna teatrale piuttosto interessante, Fringe Off, dei teatri, dove ci sarà un addensamento, sì, di iniziative. Ecco, il tema è quello di invece ramificarle sul territorio, come sta facendo appunto questa rassegna teatrale, ma 365 giorni l'anno. La città deve passare da una logica di città per eventi e quindi anche utilizzata da non residenti che vengono a Milano perché Milano è la città delle opportunità. Noi dobbiamo passare in una logica di città per abitanti, e cioè gli abitanti che risiedono nei vari quartieri, nei vari antichi borghi milanesi, come fruiscono e come sono anche coinvolti in tutte queste iniziative. Allora, il tema di fondo che porremo sono un'esperienza che fa Consulta Periferie Milano, ed è quella per esempio di promozione musicale, anche se noi non siamo dei promotori musicali, chiaro, però ci siamo trovati per circostanze con l'allora assessore alla cultura Finanziar Flori a individuare un'iniziativa che potesse riguardare tutte le periferie. Un giovane di allora, Angelo Mantovani del Clavicembalo Verde, disse: facciamo una rassegna. È giovane anche adesso, no? Angelo. E vabbè, siamo tutti giovani, ma sono passati anche da allora qualcosa come 15 anni. E quindi disse: facciamo una rassegna di concerti. Ci siamo guardati in faccia, noi siamo arrivati a promuovere oltre 800 concerti ad ingresso gratuito, con una media annua nel pre-Covid di 100 concerti, ma poi faremo un dettaglio. Fai pure, dimmi pure. Ecco, da questo punto di vista, valorizzare le realtà. Noi abbiamo, per esempio, si sono addensati poi mano a mano 40 cori amatoriali che si sono resi disponibili a cantare nelle periferie. Poi è chiaro che nelle periferie ci può essere la piazza di un quartiere, ma poi ci può essere anche la Certosa di Milano in Garignano. Ecco, e pre-Covid 18-19, grazie alla disponibilità di questi cori che cantano gratuitamente, poi c'è un problema della SIAE, ma che dovrà essere risolto, abbiamo fatto circa 120 concerti ad ingresso gratuito, che nessuno conosce, anche perché Milano è un addensamento di iniziative, ogni giorno ci sono una decina di conferenze stampa. Quindi ecco, allora, la necessità di andare sul territorio, ma in maniera programmatica. Per questo una delle sessioni che abbiamo fatto, che è esemplificativa, perché poi potremmo andare sul sociale, quello che si vuole, ma sulla cultura, dove appunto faremo il punto sulle iniziative musicali, ma anche sulle giornate Periferie Armi, cioè tutte quelle iniziative che portano i nostri concittadini, non solo, ad andare a conoscere il territorio. Ecco, allora, siamo ahimè quasi già in chiusura, oggi il tempo è pazzesco, sono già le 8.50, quindi abbiamo ancora solo 3 minuti, però appunto Walter, ricordaci bene allora questo appuntamento e poi cosa altro volevi raccontarci appunto nel dettaglio quest'oggi. Allora, ricordiamo che l'appuntamento è per domani, giusto, 27? Per domani alle ore 17, negozio civico Chiama Milano in via Laghetto 2, okay, che è una traversina vicino all'Università degli Studi di Milano in via Larga. Perfetto. Ecco, le prime due sessioni invece, uno appunto è il ritorno delle periferie, dove ci sarà in primo luogo il professor Ruta, che ha seguito la Milano Art Week, che è un docente del Politecnico, ci sarà Francesca Lambertucci di Fondazione Bracco, appunto illustrando quella che è la Conferenza Nazionale Periferie Urbane, dopodiché ci sarà anche un intervento di Stefano Sarti Sartori su governance e partecipazione, un esperimento al quartiere Chiesa Rossa di Brescia, e quindi Consulta Periferie Milano si muove però anche con una certa connessione. Vabbè, possiamo citare che partecipiamo da Matteo questo network europeo sulla promozione culturale da parte dei cittadini. E dopodiché ci sarà Roberto Sculati, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, che ospita e partecipa al tavolo Periferie Milano. La seconda sessione sarà più legata al tema della governance cittadina. Il governo delle periferie. Esattamente, il governo delle periferie, che è uno dei temi, per esempio, che è stato posto dal Comune di Milano con l'iniziativa del 28 di giugno, la città e le città, conversazioni sul decentramento amministrativo. Interverrà Alice Arienta, che è presidente della Commissione Rapporti con i Municipi del Consiglio Comunale di Milano, che il tema del decentramento è proprio questo tema che sostiene, sta sotto a questa necessità di
distribuire sul territorio, ma se non c'è un decentramento forte con dei municipi adesso che funzionano, ma è 50 anni che il decentramento a Milano esiste sulla carta, ma non nella sostanza. Dopodiché qui ci sarà un intervento dell'avvocato Matteo De Paolis a nome del coordinamento, diciamo così, dei comitati di quartiere della zona 9, che hanno scritto una lettera al sindaco Sala proprio sulla riforma del regolamento dei municipi. I quartieri, vivendo la realtà del territorio, dicono: ma i municipi qui non funzionano granché, dobbiamo dargli una struttura, perché altrimenti anche l'impegno civico dei comitati di quartiere si verifica, viene meno. Sì. Quindi dobbiamo metterci d'accordo anche su come funzionano i meccanismi. Ecco, il problema della sottolineatura è proprio sulla modalità di funzionamento dei meccanismi. Ci sarà un intervento poi del professor Francesco Maggiore, che è presidente della Fondazione Dio Guardi, sulla City School per il governo della città complessa, cioè l'avvio di corsi universitari sperimentali che stiamo facendo al Politecnico, ma anche all'Università di Bari e anche a Ca' Foscari a Venezia, e poi ci illustrerà maggiormente questa cosa, che vuole proprio costruire delle scuole, dei corsi di laurea, la Fondazione Dio Guardi propone, che possono formare i futuri amministratori, i futuri funzionari delle grandi città, perché non c'è niente che lo insegni, e quindi uno va e che cosa trova? Ci sarà la presenza anche in questa occasione di Gian Giacomo Schiavi, okay, del Corriere della Sera. Beh, una delle firme di Milano, appunto, che può ricordare meglio. Mentre la terza sessione sulla cultura. Ci sarà Luca Costamagna, che è presidente della Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Milano, la regia pubblica in una città aperta e plurale, sarà un pochettino interessante. Ricordiamo, domani alle 17 chiama Milano, il negozio civico chiama Milano, due ore, ma proprio la possibilità di conoscere, interagire con tantissime cose. Sarà un'utile possibilità per tutti. Perfetto. Walter, ti devo ringraziare, grazie mille come sempre di tutto quello che ci hai portato. Domani, appunto, ricordiamo questo appuntamento importantissimo. Poi noi comunque ci vediamo martedì prossimo con altre notizie e altre informazioni sulle periferie, insomma, anzi sul parlare delle periferie, non tanto le notizie solite che leggiamo sui giornali, ma il parlare delle periferie, cioè, e farle conoscere, sì, capirle, e anche vedere quali sono le strumentazioni per. In ultimo, ricordiamo sempre, fino al 31 di ottobre, le 140 iniziative del 18° Photo Festival. Andate sul sito del Photo Festival e trovate tutti i luoghi e le date. Walter Cherubini, consulta Periferie Milano, ricordiamo il sito della consulta? periferiemilano.com. Perfetto. Non sempre aggiornatissimo, però c'è tanta roba, mappe importantissime, tematiche, davvero un buono strumento, appunto, per fare ricerche e conoscere meglio la nostra periferia. Va bene, Walter, grazie mille, ci vediamo martedì prossimo. Allora, a voi e buona giornata. E noi continuiamo con un po' di musica, adesso è il momento di Sei Tu con Cause Perse.